letto in rete molte cose interessanti. Allora ho chiesto al dottor Villeneuve se mi concedeva un'intervista, perché ritengo che l'informazione sia molto importante, e soprattutto in un argomento come questo che non è conosciutissimo e che invece dovrebbe interessare a molti, perché tutti noi abbiamo conti correnti, chi ha acquistato una casa ha fatto magari un mutuo, chi ha un'impresa magari ha fatto una fideiussione, ecco, siamo tutti immanicati con le banche. Immanicati è un brutto termine, ma rende molto bene l'idea. Assolutamente sì, manicate vedere assolutamente Come è nata la tua avventura con Decima? bene. Decima nasce ormai nel 2011-2012, nasce da un'esigenza personale all'inizio. Ho avuto un problema con la banca, anche abbastanza complesso, da lì poi ho iniziato a studiare, tenendo conto che io venivo già dalle banche, nel senso che già lavoravo nell'ambito bancario da 6-7 anni prima, quindi ero dall'altra parte. Poi ho avuto un problema personale, ho iniziato a studiare e ho scoperto in realtà che c'è una ignoranza, ma anche degli stessi professionisti nel settore, impressionante, e che le banche poi spesso omettono delle informazioni o rubano addirittura dei soldi a un sacco di gente. Quindi il grosso problema credo che sia poi l'informazione, l'ignoranza, i professionisti. Quindi da quel momento lì ho aperto un'associazione che avesse come scopo di informare, quindi dopo già 7-8 anni che lo facciamo, continuiamo a farlo, e poi è diventato anche un lavoro, poi con tante evoluzioni. Quindi nasce Decipa da un'esigenza personale, ha lo scopo di informare, infatti Decipa è l'acronimo di Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari. Il mio sogno è formare dei professionisti in tutta Italia che siano di alto livello, perché io personalmente ho avuto un problema perché non ho trovato professionisti di alto livello nella mia storia. I professionisti che utilizza Decima sono di diverso tipo, dalla matematica finanziaria ai legali, ai consulenti della banca, perché quello che importa di più è la strategia che si porta a termine. Poi quello che fa Decima è selezionare i giusti professionisti che portano avanti una determinata cosa, anche perché gli argomenti nel diritto bancario sono talmente tanti che ci vorrebbero 4 ore per capire di mutuo, leasing o derivati, adesso ci sono le fideiussioni, quindi è un argomento molto complesso e poi è un argomento interdisciplinare, servono più professionisti per fare un lavoro fatto bene. Sono stato, sì, credo, il primo a parlare di usura sul mutuo, sul conto corrente. Quell'argomento c'è dal 1996-97, insieme alla legge, e c'erano già dei professionisti che avevano ottenuto determinati risultati. Poi la giurisprudenza si evolve, e purtroppo il grande pubblico in realtà non sa che ci sono delle possibilità che sono enormi, anche perché l'informazione in questo senso è molto scarsa. Poi sono stato precursore per alcune cose, sulla cessione del quinto, sull'usura sul mutuo, sono stati i primi a sospendere un'asta giudiziaria per usura bancaria e quindi abbiamo fatto tantissime poi iniziative. Tu sei arrivato a Mediaset, sei andato al Parlamento europeo e non è facile arrivare in questi posti, no? E riuscire a parlare. Però perché danno così poco spazio all'argomento, secondo te? Ma sai, la rete, mi hai fatto due domande, ti rispondo alle tue domande. La rete c'è di tutto, ci sono gli stupidi, ci sono gli intelligenti, ci sono le giuste informazioni e ci sono le informazioni sbagliate. In realtà poi è le persone che decidono a cosa credere. Cioè io credo a un professionista piuttosto che a un altro e credo a un'informazione piuttosto che a un altro, anche perché in rete si può trovare tutto. Difficilmente ci sono persone che ci mettono la faccia per tanti anni. Noi vediamo che ci sono degli spot di persone che arrivano, poi spariscono, e quindi questo è. Per quanto riguarda la Mediaset, la RAI, il Parlamento europeo, abbiamo ottenuto dei risultati talmente eclatanti che anche la RAI ne ha dovuto parlare per qualche Grazie. secondo, e poi il Parlamento europeo ha fatto una petizione
per poi tutto quello che sarebbe successo col discorso delle banche venete, banche Etruria, avevamo già denunciato il fatto. Quindi la rete è uno strumento, poi i grandi media per diversi motivi non danno attenzione a questo argomento, e quindi però noi andiamo sempre avanti da qualche anno, quindi non ci fermiamo. Per controllare la nostra banca, da dove partiamo? Innanzitutto si parte a livello culturale, cioè nel senso che la banca è una società per azioni, la banca è una società privata, la banca è una società di business, quindi la banca ha lo scopo di venderti qualcosa. Quindi questo è il principio madre. E successivamente, in base al fatto che tu sia un privato, quindi puoi controllare il prestito o il mutuo, a finire che sei un'azienda, quindi gli affidamenti, le fiduzioni, eventualmente anche gli investimenti che ti hanno proposto, mutui che dovrà fare, mutui ipotecari, factoring, quindi l'azienda ha non so quante possibilità di controllo. Purtroppo però i tuoi professionisti non ti consigliano di controllarlo, ma perché spesso non è in malafede, perché non è il loro lavoro, tutto qua. Non c'è Intesi il commercialista, commercialisti o l'avvocato, certo sono avvocati. quelli lì, ma perché poi non è una colpa, non è il loro lavoro e di conseguenza non lo fanno. Anche giustamente direi, l'argomento del diritto bancario è un argomento specifico, quindi o si è molto molto preparati, molto molto bravi, altrimenti si rischiano degli insuccessi enormi, perché è già difficile vincere quando hai ragione, figurati se hai torto e vuoi andare contro la banca, Allora mi hai diventa preceduto in deleterio. una domanda che ti volevo dire, è difficile vincere contro le banche? Ah, se hai torto, sì, se hai ragione, no. Cioè, io la maggior parte delle cause che ci vengono proposte sono per altri professionisti che spesso hanno fatto degli errori. Se io faccio causa alla banca che ho torto, è difficile che io vinco. Cioè, ad esempio, c'è stato per molti anni una esposizione della vendita di perizie econometriche come se fossero il vaso di Pandora, poi il contenuto di queste perizie, che era il documento che dimostrava l'illecito o il reato, era sbagliato. Era sbagliato la perizia, l'avvocato non era in grado di fare il proprio lavoro, quindi vai davanti a un giudice e spesso perdi. Poi puoi anche perdere se hai ragione, però è molto più probabile. E purtroppo in questo mestiere tutti possono farlo. È nella capacità del cliente di capire chi ha davanti o meno, è tutto qua. E essere un avvocato o un commercialista non è proporzionale ad essere bravi. Ho consultato anche il tuo sito personale e ho trovato una frase molto carina che voglio riportare, ma insomma anche scritta. Mi ha colpito e dice: "Non ti stancare troppo, tanto non mi arrendo". Perché hai scritto questa frase? Ma perché è una frase che un po' mi rappresenta. Cioè, tutti noi abbiamo i nemici o gli stalker, no? Cioè, tutti noi abbiamo quell'amico che ti dice te l'avevo detto, oppure quella persona che ti vuole male a prescindere, cioè senza che tu abbia fatto niente, oppure quelle persone che non credono in te, ok? Sono più le persone che non credono in noi piuttosto che le persone che credono in noi, purtroppo. Progetti per il futuro e come vedi l'evoluzione del tuo settore? Il settore è in continua evoluzione. Adesso ci sono alcune società che ormai che facevano questo lavoro non troppo bene, che ormai stanno andando a chiudere, o quasi. Questo settore lo vedo molto propenso alla negoziazione, cioè non tanto alle cause. Quindi il futuro sarà negoziare anche con le banche. Per quanto riguarda i progetti nostri, adesso stiamo prendendo un nuovo ufficio molto più bello, molto più grande. E stiamo facendo un libro che uscirà a settembre-ottobre e stiamo portando avanti anche l'informazione sulle fiduzioni che sono nulle. È uscita la Cassazione il 22 maggio 2019 e questo è molto forte. Quindi tantissimi progetti. In realtà questo argomento sta andando a bomba, perché quelli che sono non particolarmente bravi stanno ormai andando via. Sono
scompaiono. Scompaiono assolutamente. Quelli che copiano e incollano le sentenze perdono clamorosamente, perché questo è un lavoro interdisciplinare, e di conseguenza rimarranno quelli che hanno una capacità di fare questo lavoro a 360 gradi, quindi di capire la situazione e poi trovare una soluzione. Se ci sono delle azioni più facili contro le banche che si vincono facilmente, altre più difficili. Quali sono quelle facili? Consigliamole ad esempio. Beh, sicuramente l'anatocismo, quindi un'azienda che ha avuto un conto corrente vecchio, c'è chi ha un conto corrente vecchio che è stato affidato, spesso la banca ha applicato degli interessi, si chiamano anatocistici, cioè quindi interessi su interessi, questo è facilmente rilevabile. Se una persona ha il conto corrente vecchio, la possibilità di portare a casa il risultato è il 90%, cioè è difficile perdere cause del genere. Attualmente il discorso dei diamanti, quindi fare causa alla banca perché è stato venduto il diamante al doppio del suo valore. Adesso noi stiamo portando avanti il discorso delle fiduzioni, che abbiamo una Cassazione del 2017 e una Cassazione del 2019, quindi a maggio 2019, quindi è un argomento abbastanza buono. Poi l'usura sul mutuo, sul conto corrente, sul leasing, ci sono alcuni tribunali che sono propensi, altri meno, e poi c'è l'indeterminatezza, che è un argomento molto importante. Cioè, in realtà c'è anche un incrocio di elementi, cioè nel senso che non c'è un argomento facile e un argomento difficile, perché poi di solito le aziende sono fatte di situazioni. Stamattina leggevo una sentenza molto interessante dove un'azienda ha fatto un mutuo per coprire i debiti della banca e il mutuo è stato annullato perché è indeterminato, perché non c'era uno scopo, e lo scopo non può essere coprire i debiti della banca. Quindi gli argomenti sono veramente tanti. Quindi guardate i vostri conti, la vostra banca, controllatela. Io lo faccio per prima, l'ho cominciato a fare quando ho conosciuto lui, subito, perché mi ha messo davanti alla realtà, perché molto spesso non si guardano queste cose, invece, come diceva Gaetano, è una bella cultura che deve cambiare, cioè interessarsi delle proprie cose. E la banca sono i nostri soldi, i nostri risparmi, i nostri guadagni, è meglio controllare queste cose. Credo che ci sia altro. Sì, assolutamente sì. È un discorso culturale. L'azienda deve controllare la banca a prescindere, non alla fine o quando ha la percezione che... O non quando si è nei guai, perché spesso si ricorre a dei professionisti come voi, no? Quando si è presi per il collo, quando ci sono dei pignoramenti, quando, cioè, le azioni sono già avanti, magari dopo lì le fa è difficile. Dopo lì è più difficile, assolutamente sì. Grazie Claudia, allora, e buona giornata. Grazie, dottor Birno. Ciao, ciao.